Anche quest'anno il Maiorana di Brindisi ha voluto festeggiare i suoi diplomati con una cerimonia che ha chiamato a raccolta i giovani e le loro famiglie. In apertura il preside Salvatore Giuliano ha ricordato brevemente i valori cui si ispira la scuola. Però attenzione, la cosa più difficile è essere uomini, avere una parola, rispettare la parola, fare tutto con enorme, con estrema trasparenza, senza mai fare qualcosa, qualunque cosa per un secondo fine. E questa è la sfida più ardua a cui siete chiamati. Essere voi stessi, sempre puliti, trasparenti, in tutto ciò che farete, nella vita privata e nella vita pubblica, nella vita lavorativa e nella vita associativa o ricreativa. Siate sempre voi stessi. I giovani neodiplomati hanno seguito con molta partecipazione i brevi interventi dei numerosi ospiti, dal sindaco di Brindisi ai rappresentanti del ceto imprenditoriale cittadino. Si vede la differenza tra chi viene da questa scuola e chi viene da altri. Presenti anche alcuni dirigenti scolastici, giornalisti e figure impegnate nella società civile come Don Felice del Cottolengo di Torino. Provare a ricordarvi, qualunque sia la vostra scelta, nel futuro una volta a settimana, una volta al mese, una volta al giorno, mezz'ora per gli altri. Cui è stata consegnata anche una medaglia. Subito dopo ha fatto seguito la cerimonia di consegna dei diplomi. Abbiamo anche brevemente intervistato alcuni dei ragazzi Cento e Lode, contrassegnati da una coccarda gialla. Che hai fatto per meritarti il tuo Cento e Lode? Non lo so. Mi sono impegnato. Ho studiato e mi sono messo in impegno. Ho messo passione in quello che facevo, diciamo che ho studiato con tanto amore e quindi viene tutto più semplice. Anche i ragazzi hanno sentito il bisogno di ringraziare la scuola per quello che ha dato loro in 5 anni. Ora ci gettiamo in un mare di interrogativi, di incertezze. Un futuro che abbiamo cominciato a scrivere con lei, Maiorana, e che ora è totalmente nelle nostre mani, forti però del patto che qui abbiamo seguito un ottimo allenamento. Grazie, Maiorana. Poi l'atteso lancio del tocco. Alunni del Maiorana, avete conseguito il diploma. Meritati la soddisfazione e l'orgoglio del preside Salvatore Giuliano. Bisogna crederci, bisogna avere passione e come al solito la differenza la fanno sempre le persone. Quindi noi siamo qui per i nostri ragazzi e se possiamo contribuiamo a realizzare i loro sogni.